Calmatevi. Il dolore passerà presto. Dove mi avete portato? Da nessuna parte. È stato un uomo a lasciarvi qui. Ha detto qualcosa? Solo questo. Dovrete incontrare Messer Machiavelli davanti al mausoleo di Augusto. Vi aiuto a vestirvi. Questi abiti me li ha dati l'uomo che mi ha portato qui. Sì, messere. Roma. Sì, o quel che ne rimane da quando i Borgia sono al potere. E il mausoleo? Sfortunatamente non è visibile da qui. Forse lo è dal tetto di quella chiesa. Sì, ma le scale sono inaccessibili. Ah, non sarà un problema. Vi ringrazio di tutto quello che avete fatto per me, buona donna. Addio. Oh, devo trovare un medico. Il braccio. Salute. Mi serve una medicina. Fate vedere. Un uomo della vostra età non può guarire da una tale ferita con una medicina. Questo è per lenire il dolore. Guarirete col tempo. Grazie. 4 dottori su 5 suggerirebbero le sanguisughe, ma non è dimostrato che funzionino in questi casi. Tuttavia, posso consigliarvi tanti bravi colleghi in città. Avete bisogno d'altro? La medicina è l'ammirabile arte del guarire. Non può certo fare male. Un uomo della mia età. In onore della sua immensa fortuna e in particolare degli enormi profitti attesi dai prestiti concessi alle famiglie. Santa Lucia. Dobbiamo credere. La schiena. Pare che uno zotico stia resistendo all'arresto. Gli faremo vedere noi come funzionano le cose sotto i Borgia. Machiavelli può attendere. Saggezza e benevolenza chiede a tutte le giovani donne romane di presentarsi il giorno del loro 14° compleanno per una benedizione speciale.
Mendico da mesi ormai. Faccio la fila davanti alla chiesa di Nostro Signore. Sono il prospito. Il vescovo di Foligno ha reso noto che si stanno compiendo indagini in merito a un presunto miracolo nella sua diocesi. Come osservato da tutti i fedeli presenti, durante l'Eucaristia la statua di marmo della Santa Vergine ha pianto sangue. Bellissima. Lo era, finché quel porco non l'ha violata. Perché non l'ha soltanto uccisa? Perché non l'ha soltanto uccisa? Persone che l'hanno vista crescere hanno applaudito quando le ha sputato addosso. Hanno sorriso quando il suo collo... Posso capire. Come potresti? La mia Livia era innocente. Anch'io ho perduto persone care così. Per tradimento. Il carnefice osserva dalla sua casa sul colle. Minaccia di impiccarmi se la depongo. Quando sei pronto, deponila. Ci penso io al carnefice. Requiescat in pace. Credi di poterci sfuggire? Carità.
Ezio, che sorpresa vederti qui. Credevo mi avessi mandato a chiamare. Mai. La notizia dell'attacco alla villa si è sparsa per la città. Eravamo certi che fossi morto. Non direi. Sono ancora abbastanza vivo. I Borgia non devono sapere che gli sei sfuggito. Seguimi. Cerca di non attirare attenzioni indesiderate. L'ho mai fatto? E la tua famiglia? Come stanno? Ti conviene acquistare qualche utile strumento? Non sopravviverai a lungo a Roma senza. Ho la mia lama. E le guardie hanno armi da fuoco, grazie ai Borgia. Per fortuna, posso aiutarti. Grazie. Visto che mi sei debitore, forse ascolterai delle parole assennate. Non appena ne sentirò, te lo farò sapere. Venite, stimati clienti! La mia merce potrà apparirvi costosa, ma vi assicuro. Bene. Ora puoi riuscire a tornare sano e salvo a Firenze. Potrei. Ma non sono diretto a Firenze. Ah. Non ci sarà pace finché non ci solleveremo contro l'intera famiglia Borgia e i Templari al suo servizio. Non eri così determinato a Monteriggioni. Come potevo sapere che mi avrebbero trovato così presto e che avrebbero ucciso Mario? Rodrigo si circonda di serpi e sicari. Persino sua figlia Lucrezia è diventata una delle sue armi più letali. Ma anch'ella non vale nulla al confronto di colui che sta dietro all'attacco. È ambizioso, spietato e crudele oltre ogni immaginazione. Per lui le leggi degli uomini non contano nulla. Ha assassinato il suo stesso fratello per sete di potere. Non teme né il pericolo né la fatica. Chi non cade trafitto dalla sua spada fa di tutto per unirsi ai suoi ranghi. Le potenti famiglie degli Orsini e dei Colonna si sono dovute inginocchiare ai suoi piedi e il re di Francia è suo alleato. Dimmi il suo nome. Cesare Borgia, capo dell'esercito papale. Come intende esercitare il suo potere? Cosa lo spinge? Ancora non lo so. Ma, Ezio, Cesare ha posato gli occhi sull'intera penisola. E se continua così, sarà sua. E ammirazione quella che sento nelle tue parole. Egli sa come ottenere dei risultati. Una virtù rara al giorno d'oggi. Sono presi la mia mula, Dorabella. Fammi trovare. Non ci conviene andare a cavallo. Roma è assai vasta. Col susseguirsi delle conquiste di Cesare in Romagna e l'aumentare dell'influenza dei Borgia, le zone migliori della città sono passate in mano loro. Non possiamo usare le scuderie. Oh, adesso la volontà dei Borgia è legge. Stai insinuando qualcosa, Ezio? Non fare il finto tonto, Machiavelli.